Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi spiego come edito i miei effetti sonori. Allora ragazzi, quello che uso come programma per editare i miei effetti sonori è Audacity. Ragazzi, Audacity è un ottimo programma per fare gli effetti sonori, ma cambiare anche qualsiasi cosa, MP3, altri tipi di file. Però ve lo dico, è un programma molto, ma dico molto utile. Quindi su Audacity, e adesso vi faccio vedere come modifico un effetto sonoro che ho già modificato, quindi lo voglio rimodificare di nuovo. Allora, in particolare io adesso vi faccio vedere. Prendo quell'effetto sonoro che ho già modificato, quindi adesso prendo questo e lo ascoltiamo. Sentite? Ok, quello che avete ascoltato è un effetto sonoro del bisbiglio, quindi di alcune persone tra loro che bisbigliavano ed era un po' inquietante, ma se vogliamo farlo più pauroso, più inquietante, io adesso vi faccio vedere come si fa. Per prima cosa selezioniamo tutto l'audio, quindi facendo CTRL A. Adesso andiamo su effetti, quindi possiamo cambiare l'intonazione, cambiare il tempo, cambiare la velocità, la compressione, se avete tutti questi tipi di... Vabbè. Allora, cambiamo intonazione, quindi in questo caso io adesso lo diminuisco così per l'intonazione. Ecco. Avete sentito? Ok, adesso premo ok. Bene. Adesso possiamo riascoltarlo. Ecco, come potete vedere, ho modificato il mio effetto sonoro aggiungendo un po' di intonazione. Poi, se vogliamo fare di nuovo la cambia intonazione, però in questo caso sopra il 0, quindi premiamo ok. Ecco, in questo modo. Ecco, come avete sentito, questo era sempre l'intonazione però sopra il 0, quindi in questo caso dando una voce tipo da nanetto. E poi quella di prima era la voce tipo da mostro, quindi poi abbiamo il cambio del tempo, la cambia velocità, la compressione. Allora, in compressione consiste in una sorta di rumore di fondo, quindi anche il rumore di fondo, però in questo effetto sonoro non vedo nessun rumore di fondo, quindi questo qui non è che ci importa tantissimo, solamente se voi registrate si sente quel tipo di fruscio sotto, questo è un buon procedimento per toglierlo, quindi possiamo anche chiudere. Ok, effetti riguardo anche alla equalizzazione, vabbè, io adesso mi concentro di più sul cambio tempo e anche cambio interazione di cambia tempo, vediamo. Continuo di cambiamento. Perfetto, ok. E adesso prendo gli effetti, cambio interazione, però adesso lo faccio un po' più sì, ok. Ecco, vediamo. Ecco, facilissimo. Poi possiamo dire anche gli altri effetti, quindi gli effetti, l'equalizzazione, sette bassi, inverti, normalizza, e poi poi qui c'è il rimozione del rumore, vabbè, io non sento nessun rumore di sottofondo. E basta, quindi Audacity è un ottimo programma per modificare i nostri effetti sonori.
Quindi in questo caso io adesso lo elimino, quindi aggiungo un altro effetto sonoro, quindi io adesso lo elimino, vabbè, non ci interessa tanto questo, e metto questo qui. Allora, preparatevi all'ascolto. Allora, ecco un uomo che urla, però adesso lo voglio modificare, quindi CTRL A, premiamo effetti. Quindi cambia l'intonazione, vediamo un po' come viene con l'intonazione di prima. Troppo bello. 99. Ok, vediamo questo qua. Ecco, qui sembra tipo un anetto che sta piangendo. Anteprima. È troppo bello questo. Ok, vediamo. Allora, vai. Troppo bello. Ecco, Audacity sa fare tutto, però devo fare ancora un po' di pratica perché sto imparando, quindi amplifichiamo, cambia intonazione, possiamo anche saltare anche i bassi, quindi anche la frequenza, anche le saltazioni, quindi adesso li aumento, anche le saltazioni poi la diminuisco, anteprima. Ecco, è un po' meglio. Ecco. Quindi in questo caso Audacity è un ottimo programma per modificare i nostri file MP3. Quindi, detto questo, in descrizione c'è il programma per scaricarlo. Quindi il programma è gratuito, non vi preoccupate, non è a pagamento, è un ottimo programma. Però questo Audacity, ve lo dico, quando lo andate a scaricarlo, non esporterà i vostri file in MP3. No, perché uscirà un errore, perché Audacity dentro la sua cartella, diciamo dentro il sistema, non ha un piccolo file. Questo file non esiste nel vostro PC. Quindi adesso se io faccio esporta, quindi se io adesso esporto il file, vabbè, lo chiamo urla, va bene. File MP3, possiamo salvarlo come vogliamo, quindi file MP2, FLAC, Vorbis, MP3, vabbè, io meglio MP3, quindi salva. Ecco, una volta fatto, a voi uscirà tipo un errore, ma a me esce questo, mi esce così. Ok, ora mi sembra che ha esportato già il video. Sì, ha esportato il video, sì, ha esportato l'MP3, eccolo qua. Molto facile, quindi ragazzi, grazie tanto per questa visione. Iscriviti al canale se non hai ancora fatto, quindi lascia like, attiva la campanellina, commenta e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti! This is the future.